Ciao a tutti ragazzi, bentornati al blog della Mela, 13° episodio. Oggi è martedì 16 giugno 2009, ovvero il giorno prima dell'uscita del nuovo sistema operativo dell'iPhone OS 3.0. Eccolo qui. È già stato parlato a lungo di tutte le varie sue funzioni, di tutto del nuovo, che ora più che altro si è parlato più del nuovo iPhone 3GS, che può fare foto, video e tante altre cose in più, molto più veloce. Comunque, secondo me, anche tutti gli altri iPhone normali con questo nuovo sistema operativo potrà avere voce in capitolo. Vi ricordo appunto domani. Collegatevi col vostro connettore USB al vostro Mac, iMac o quello che avete, per quando scaricate da iTunes il nuovo sistema operativo che sarà gratuito per gli utenti iPhone, invece a pagamento per gli utenti che utilizzano l'iPod Touch. Le nuove feature, diciamo, nuove implementazioni che ha questo sistema operativo sono varie. La lista è veramente lunga, ci va dalle cose più grossolane a cose veramente particolarissime. Naturalmente, qua ho fatto un piccolo elenco molto rapido delle funzioni più importanti: il taglia copia e incolla, il poter cancellare, ripetere la digitazione del testo semplicemente scuotendovi l'iPhone. Gli MMS, la possibilità del landscaping per le applicazioni native iPhone, ovvero mail, note e messaggi, possibilità di inoltrare i messaggi o MMS. Questo, secondo me, è abbastanza importante, che risolve un piccolo bug che ha già l'iPhone, ovvero cancellazione di singolo SMS o MMS. Come può succedere, come vedete in questo caso, non so se si riesce a vedere, io qui ho una spunta con una notifica con un messaggio, e questo messaggio è semplicemente una quelle notifiche, in questo caso Vodafone, che comunicavano che una persona mi ha chiamato. Vado dentro a vedere e non riesco a cancellare quel messaggio, e adesso l'unica soluzione sarebbe semplicemente quella di o spegnere l'iPhone, aspettare che l'altra persona richiami in modo tale da poter rivedere quel messaggio e chiuderlo. O altrimenti bisogna cancellare l'intera conversazione, cosa che decisamente non mi va. In questa maniera invece si risolve questo bug andando a cancellare semplicemente il singolo messaggio. C'è il classico tethering USB e Bluetooth, che comunque già tanto ne parlano adesso, ne parlerò anch'io per come impostarlo, perché per adesso quanto pare va a scalare il traffico telefonico e non va a scalare il traffico dati dell'iPhone. Ma comunque ci sono vari siti internet che spiegano come poter fare questa modifica, almeno sperando che domani le varie compagnie telefoniche italiane non ci tirano qualche brutto scherzo. C'è anche qua il Bluetooth stereo, insomma il Bluetooth non è ancora perfettamente integrato come tutti gli altri apparecchi telefonici, però iniziano finalmente, quanto pare, l'Apple ad ampliare il raggio d'azione di questo fatidico Bluetooth. C'è il classico Spotlight, come sarà già stato detto, questa nuova applicazione appunto di effettuare gli acquisti direttamente, diciamo, in impulso. Per quel che mi interessa, che penso interessi anche a chi adesso mi sta guardando su YouTube, c'è una maggiore integrazione con il proprio account su YouTube, potete tranquillamente vedere i video, votarli, andare a vedere i vostri post in arrivo, i vostri commenti, si possono votare i video, cosa che prima YouTube è già presente, ma non potevi, se no si poteva andare semplicemente a ricercare i video all'interno della rete. C'è l'autofill di Safari, che appunto lascio a voi l'ardua sentenza. Io difficilmente lo utilizzerò, perché manteniamo almeno in sicurezza certe cose, è meglio ricordarsi la mente che non far ricordarle a un dispositivo. Le notifiche push, che appunto adesso ci saranno le varie applicazioni adesso
che inizieranno forse a integrare, comunque vedremo prossimamente, lo streaming video, integrazione con iTunes, la stessa cosa che vale per quanto riguarda con YouTube, ovvero gestire il proprio account sulla propria sul proprio iPhone. E dopodiché un'altra cosa è il reset forzato. Quando si fa reset forzato, ovvero si preme il tasto d'accensione più il tasto home, nel caso ci si bloccava l'iPhone, questo veniva riavviato, invece adesso verrà completamente spento. E dopodiché il completamento automatico delle parole non richiederà più lo spazio per poter modificare la parola, ma nel frattempo, mentre digitate, potete già fare il completamento automatico. Comunque, queste sono alcune, appunto, l'elenco più rapido di alcune funzionalità, perché la lista è veramente infinita. Basta ricordare semplicemente il Find My iPhone, che è un'altra applicazione, che però questa è disponibile semplicemente per gli utenti MobileMe, che vi permette appunto di sapere dov'è il vostro iPhone, e dopo poter eventualmente, in caso di smarrimento, non cancellare completamente tutto il contenuto senza senza comunicare all'estero, cioè all'esterno, sono all'esterno dati sensibili. Beh, poi delle altre modifiche per quanto riguarda la cronologia delle chiamate, dove sarà indicato non semplicemente come adesso il nome di chi ha chiamato e l'orario di chi ha chiamato, ma anche la durata della telefonata. Dopo c'è aggiornamento attualmente per quanto riguarda le applicazioni native dell'iPod, dove si può fare la riproduzione casuale attraverso lo scuotimento lo shake, lo scuotimento dell'iPhone, e si può impostare dopo il doppio clic del tasto home sul vostro iPhone. Potete decidere se impostarlo per lo spotlight oppure anche direttamente per le foto. Ultima cosa che poi insomma, mi ha dato abbastanza interesse è stato il fatto che adesso la barra di progresso per quanto riguarda l'invio dei messaggi, che prima si presentava in basso alla schermata, adesso è stata spostata con la possibilità che mentre si invia un messaggio si può già provvedere a scrivere un altro. Questo più o meno è in linea generale le nuove modifiche che ci apporterà questo nuovo sistema operativo. Comunque, nei prossimi blog della mela andremo quando finalmente avrò se, tutti noi avremo a disposizione il nuovo sistema operativo, inizierò a starci un po' più dietro, a vedere cosa ci fornisce oltre a quanto è detto. E ve lo presenterò qui sul mio canale di YouTube. Vi ricordo comunque che nel sito internet del blog, della mail, appunto, altervista.org, troverete tutto quello in cui sto parlando adesso e che ho parlato nei primi episodi, dove appunto sia le applicazioni in automatico, sia i vari parametri per configurazione della posta elettronica e gli altri link ai vari programmi, gli altri programmi. C'è anche la possibilità direttamente di scaricare il nuovo widget creato da me grazie a tutorial di iFafinos Blog, dove appunto rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda i video che vi trasmetto. Direi che per oggi è tutto, ragazzi. Allora, aspettiamo domani frammenti finalmente del nuovo sistema operativo. Alla prossima, ragazzi. Ciao.